Comincia oggi e termina sabato con il Gran Galà, la settimana internazionale della danza, il più prestigioso concorso di danza in Italia giunto ormai alla sua 24ª edizione. Oltre al concorso, la settimana ospita tante iniziative per celebrare la grande arte del balletto, tra cui la rassegna di musical e film sulla danza al Cinema Teatro Sala Frau. Tornano anche gli appuntamenti dell'Uni3 presso l'Aula Magna del Liceo Scientifico dalle 16 alle 17.30, uno lunedì invito alla lettura di Hermanès, e l'altro giovedì il dramma di Galileo tra scienza ed obbedienza. Da giovedì a sabato presso il complesso monumentale di San Nicolò si terrà il congresso nazionale su educazione e cultura matematica in Italia dal titolo Serve ciò che si studia a scuola, a cura della Società Italiana di Scienze Matematiche e Fisiche in collaborazione con Cospoleto. Venerdì per la serie Eccellenti torna a Palazzo Mauri alle ore 17 l'anoressia nei testi letterari di Francesca Montesperelli dell'Università di Perugia. Sabato presso la chiesa di San Domenico alle ore 18.45 per la 22ª stagione concertistica dell'Orfeo si esibirà il coro polifonico Laudesi Umbri. E ancora sabato, ma a Palazzo Collicola, opening delle nuove mostre Territorio, storie di artisti umbri dedicate agli artisti Franco Troiani, Luigi Manciocco ed Emilio Leoffredi. E per concludere due appuntamenti: domenica dalle 8 alle 20 torna il mercatino dell'antico per le vie del centro storico, e alle 21.30 presso il complesso monumentale di San Nicolò la compagnia teatrale La Traussa di Spoleto va in scena con Pozzi Scoppà. Da Spoleto è tutto, vi restituisco la linea. Buona giornata.